lascia di dire una mia realizzazione del cappuccio. Adesso con il legno mi faccio un banco da lavoro e visto che purtroppo ancora non so dove reperire la sabbia, ma penso che la troverò presto. Per il momento mi faccio due ceste, mi faccio la porta e voilà. Forse mi dovrò fare anche dei gradini. Ecco fatto. Veloci, veloci. Bene, per quanto riguarda le finestre, per il momento mi accontenterò. Prima di tutto fatemi sistemare il tetto. Fanculo, non mi mai. C'ho l'accetta? Sì, ma mi sa che fra poco dovrò cambiare le accette di metallo con quelle di pietra. Vabbè, non ho detto. Allora, con le ginocchia mi faccio le fessure. Faccio delle fenditure, ecco. Ne sono altri. E voilà, ho praticamente consumato completamente tutto il legno che ho duramente raccolto. Ma non c'è problema. Ora mi sistemo le ceste. Beh, più che un coppia c'è una baracca. Allora, qui è il mio sotterraneo. Allora, fatemi prendere un po' di pietra, un po' di disco. Adesso ci facciamo il forno. Perché consumare carbone e legna quando la lava? Il combustibile più caldo è utile nel mondo. Adesso possiamo pensare a mettere a posto un po' il tetto. Sì, però mi servono anche delle scalette. Penso che se basterà. Un po' di sistema, cottage di legno, tutto impietrisco, abbastanza rustico, non credete? Ma se a voi non piace, figa cazzo. Mi piacerà a me, mica a voi. Se volete costruirvi una casa in modo diverso, siete liberi di farlo.
da voi il gioco da Minecraft. Vabbè, soprattutto che il tetto è troppo basso così. Per cui penso proprio che lo dovrò alzare un po'. Anche se che in questo modo rischio di trovarmi in casa. Vabbè. È un rischio, ma anche se non ci posso occupare. In fondo basta non guardarli in faccia e gambizzarli. La mia comodità deve venire prima della sicurezza. Ok, e adesso mettiamo la scala. Si parla di Enderman e spuntano le loro brutte facce. Va bene, forse mi sono allargato troppo. Facciamo così. Poi mi faccio una piccola tettoia, così se viene Enderman mi nascondo qua sotto e non mi volo. Oh, non mi sono reso conto che le fenditure non sono come le finestre. Gli insetti vengono e quindi vengono a rompere i coglioni. Ma per fortuna molti di loro per venire da me dovranno passare sul cerchio di fuoco. Ho paura che questa porta non reggerà molto. Quindi facciamoli fuori quelli troppo insistenti. Ah, li posso colpire anche così, che culo. Forse avvicinato quindi ho visto attraverso le fenditure. Un colpo di culo inaspettato. Forse non è una cattiva idea cominciare subito a costruire un passaggio sotterraneo che mi porta rifugio sotterraneo. L'esperienza sull'isola mi ha fatto capire che un passaggio segreto per armare il mio rifugio è pratico. Bene. Vado a scalare il passaggio segreto e che trovo? Granito e carbone. Allora, se non mi sbaglio, devo scalare alla mia destra per arrivare al passaggio segreto. Però, prima di fare questo, è meglio che mi sistemo meglio qua sotto. Ma sinceramente questo carbone e questa ghiaia penso che mi saranno molto utili. Specie se riesco a trovare molta selce. C'è un po' di luce. La selce ci sta, bene. Ok. Io penso che qua dovrei lavorare un bel po'. Per cui mi faccio i miei saluti. E se vi piace quello che faccio, continuate a seguirmi e vedremo quanto è possibile. Se non vi piace, non fa nulla. L'arte non è mai capita. Ciao ciao, figli miei. A presto.